Credo che tutti i diportisti, quando navigano, vogliano avere condizioni ideali, mare calmo, assenza di vento, e credo che tutti cerchino una barca con una carena capace di affrontare le onde, ma al tempo stesso molto stabile quando ci si ferma. C'è un'azienda americana che costruisce un prodotto per soddisfare tutte queste esigenze, eppure non produce scafi miracolosi e non ha il potere di cambiare le condizioni meteorologiche. Si chiama SeaKeeper, è stata fondata nel 2003 e dal 2008 produce stabilizzatori giroscopici. Che cosa sono, a cosa servono e come funzionano? Adesso lo vediamo. Questa imbarcazione è l'Axopar 28, 8,75 m di lunghezza, 2,95 m di larghezza e ha una carena il cui dead rise a poppa è di 22 gradi. Che cosa significa? Che è stata progettata e costruita per navigare velocemente anche sulle onde, anche sul mosso, ma quando ci si ferma alla fonda subisce gli effetti delle onde e rolla parecchio. Un pilota esperto non rinuncerebbe mai a uno scafo come questo, ma gli ospiti vogliono rilassarsi, essere tranquilli sul mare, non gli importa nulla del dead rise. E allora come accontentare tutti? Con questo strumento! I primi modelli SeaKeeper sono nati per grandi imbarcazioni, ma negli ultimi anni il mercato è cambiato e la vendita di questi stabilizzatori giroscopici è cresciuta in media del 50%, ma di oltre il 100% su barche sotto i 50 piedi. E adesso ecco un nuovo modello, il SeaKeeper 2, per scafi da 27 a 32 piedi. A bordo oggi è presente tutta la troupe di The Boat Show e poi anche il personale di SeaKeeper. Perché tutte queste persone con noi? Perché ci servono per fare una dimostrazione efficace del funzionamento di questo prodotto. Il SeaKeeper 2 pesa 188 kg e le dimensioni sono più o meno quelle di un cubo di 60 cm per lato. Lo si può installare in varie zone della barca, ma agisce al meglio se si trova verso poppa e in prossimità del baricentro. I cantieri più attenti hanno già incominciato a tenere conto della sua possibile presenza in fase di progettazione dello yacht, ma questi impianti però possono essere montati anche su vecchie barche. Non è un accessorio economico, perché costa intorno ai $20,000 escluso il montaggio, ma l'incidenza sul prezzo di un center console con plurime installazioni fuori bordo è ridicola. SeaKeeper è leader in questo settore e produce 9 diversi modelli per barche da diporto fino a 85 piedi e 4 modelli per barche da lavoro. Dove occorre se ne possono montare più di uno. L'azienda ha sede negli Stati Uniti, in California e nel Maryland. L'ufficio italiano si trova nel porto di Lavagna, in provincia di Genova. È in forte crescita e gli stabilimenti di produzione possono sfornare oltre 6.000 unità per anno. Ci siamo fermati in balia delle onde, ma oggi il mare è troppo calmo e allora con l'equipaggio e la troupe simuliamo una condizione di mare mosso facendo oscillare lo scafo. Forza ragazzi! Un po' di ritmo! No, più sincronia! Di più! Ok, devo dargli un po' di ritmo a questi ragazzi, eh? Ok, di più! Ok, Pete, turn it on! Forza! Muoversi! Non ce la fanno, non ce la possono fare! Siamo fermi, stabili, possiamo continuare la nostra registrazione. Al timone!
Lo strumento ci fornisce anche parecchie indicazioni sul funzionamento dello stabilizzatore giroscopico. A parte eventuali allarmi, abbiamo la velocità del motore, 9000 giri minuto, l'angolo di beccheggio in questo momento varia da 4, meno 4 a più 15 gradi circa, la corrente assorbita è di 30 A, il consumo varia da 300 a 650 watt a seconda delle condizioni in cui lo stabilizzatore deve operare. Ci sono poi ulteriori informazioni come ad esempio le ore in cui è stato utilizzato, 19, e pensate che prima di un'eventuale manutenzione può funzionare ininterrottamente per 1000 ore. Ok, adesso vediamo cosa legge lo strumento a proposito dei movimenti che induciamo su questo scafo. Ragazzi, siete pronti a far oscillare nuovamente la barca? Allora aspettiamo che il sistema si disinserisca, ci vogliono solo 8 secondi, via! Ecco l'angolo di rollio, ho letto 8 gradi anche, e lo possiamo vedere e registrare anche così. Oh, più di 10 gradi, 15 gradi! Ragazzi, state lavorando molto bene, ci mettete energia, forza, bravissimi, ma adesso io vi distruggo. Switch on. Allora? Vi ho completamente annullato. Angolo di rollio in questo momento, beh, 0, 0, meno 1, 0, meglio di così. Volete sapere come funziona? Per contrastare una barca che oscilla, occorre creare una forza che contrasti quella delle onde sullo scafo. Stiamo parlando di un'energia che è data da due fattori, la velocità e la massa. Immaginate un'imbarcazione che sta navigando e pensate di volerla fermare. Se la sua velocità è elevata, occorre molta più forza, ma anche se il suo peso è più elevato, occorre più energia. Bene, ora che abbiamo chiaro questo concetto, riusciremo a capire come funziona lo stabilizzatore giroscopico. Prendiamo una massa molto pesante, mettiamola qua dentro e poi facciamola ruotare ad una velocità elevatissima, 9000 giri al minuto. Per la legge di conservazione del moto angolare, incomincerà a ruotare intorno al proprio asse e accumulerà una tale energia che qualsiasi forza esterna diventerà molto inferiore, minima, ridicola. Tutti gli elementi del sistema si trovano qui dentro, motore incluso, incapsulati in una zona sottovuoto e non subiscono quindi l'influenza degli agenti esterni e per questo durano molto a lungo. È un elemento molto compatto, senza appendici o impianti esterni. Qui sotto, accanto all'impianto, si sente il suo rumore, ma attenzione perché non appena esco... No, non lo sento più e il portello è ancora aperto. Per portare a una velocità così elevata la rotazione di una grande massa senza consumare troppa energia occorre attendere un po' di tempo. Per esempio 24 minuti dall'accensione per portarla a 7650 giri minuto, quando ha già una buona efficienza, circa l'80%, e 35 minuti per raggiungere il 100% di efficienza a 9000 giri minuto. Se volete consumare ancora meno energia delle batterie di bordo, beh, potete selezionare una modalità di stabilizzazione intermedia. Eh sì, provano a farmi rovesciare l'aperitivo. Provano, riprovano, ma non ci riescono. Cheers!